Manuel Garcia e quindi il secondo portiere Bruno Sgaria. L'allenatore, come sapete, è Beppe Pino Marzella, mentre per quanto riguarda il Braganze, numero 22 Riccardo Gnata, 29 Mattia Cocco, numero 27 Giulio Cocco, con il numero 7 De Oro, con il numero 21 Gareth Texido, con il 37 Alvaro Jimenez, con bravo Riccardo Gnata. Attenzione, siamo già dall'altra parte e arriva la rete di Gaston Tonci De Oro all'ottavo minuto del primo tempo, su dopo l'occasione avuta dal Bassano proprio con Emanuel Garcia sul ex compagni in quel di Valdagno, sicuramente si conoscono benissimo. L'arbitro facendo che si può partire e arriva anche la rete di Massimo Tataranni al 17esimo. Massimo Tataranni pareggia 1-1 il risultato. Quindi attenzione, Cocco parte e riesce a buttare pallina alle spalle di Dal Mauro in ribattuta al 22esimo, quindi il Braganze. Battuta, non ha potuto fare niente il pur bravo. Attenzione perché arriva subito il pareggio del Bassano. Immediatamente, a pochi secondi di distanza, è arrivata la staffilata, mi pareva di Borca Jimenez. Ecco, vediamo questo rigore come verrà battuto. Rigore che viene trasformato al 23esimo da De Oro. E quindi in due minuti ben tre reti. Dentro palla e attenzione, arriva il pareggio, questa volta valido, di Emanuel Garcia a 11 secondi dalla fine del primo tempo. Nulla di fatto, può ripartire quindi De Oro in velocità, De Oro in avanti per Jimenez, Jimenez dentro e arriva la rete di Gaston De Oro al 22esimo del secondo tempo. Dice che a De Oro è stato Teixidó a portare sul 4-3 il Braganze. Quindi Jimenez contro Gnata, attenzione, arriva il 4-4 al 24esimo, Borja Jimenez segna la punizione di prima. Ancora Massimo Tataranni e partita che finisce in questo momento. Il derby tra Braganze e Bassano finisce 4-4, risultato che ci sentiamo di definire giusto per quanto è stato espresso in pista da entrambe le squadre. Sempre in avanti il Braganze, sempre a inseguire il Bassano. Bassano che ha avuto anche un paio di occasioni con una traversa e un palo. Il